Allora, il contributo dei vigili del fuoco nelle situazioni di rischio, rischio fuoco, vento, rischio idrogeologico e anche la collaborazione e la sinergia con gli ingegneri. Noi interveniamo soprattutto nelle fasi emergenziali sui rischi derivati da alluvione, sisma, e eventi atmosferici di una certa gravità. E la nostra sinergia, diciamo, porta il contributo affinché nelle situazioni emergenziali facciamo fronte, oltre alla salvaguardia del territorio, al salvataggio delle persone, anche alla messa in sicurezza di quelle situazioni che si vengono a creare durante questi eventi. Quindi nell'ambito sismico vengono fatte delle opere provvisionali con dei puntellamenti, mentre sul rischio idrogeologico viene soprattutto portato soccorso alle persone in una prima fase e successivamente si dà collaborazione al recupero beni e alla messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi interessati da questo evento. I droni nel vostro lavoro che utilizzo hanno? I droni nel nostro lavoro hanno svariato utilizzo, si possono utilizzare principalmente, sono nati sul terremoto d'Amatrice per fare riprese video e fotogrammetria. In più ora ultimamente si sta sviluppando anche un discorso della termocamera per fare ricerca a persona e per trovare direttamente il focolaio degli incendi. Poi vengono fatte ricostruzioni tridimensionali tramite fotografie e tramite poi elaborazione software e servono per calcolare e quotare misure degli edifici crollati. Principalmente lavoro è questo.